Devo ringraziare il Vice Ministro Nencini, con il quale mi sono subito adoperato all'indomani di questa novità, in quanto da sempre ha seguito le questioni della Fano Grosseto. Fu lui che lo scorso maggio presentò la società di scopo. Bene, effettivamente è riuscito nell'intento, in questo accordo con ANAS, dove si prevede 1 miliardo di risorse a favore di ANAS, e ANAS per stralci realizzerà i lotti della Fano Grosseto. Questo è importante perché parliamo di risorse pubbliche, non parleremo più di pedaggio, ma soprattutto anche i tempi sono importanti. Entro fine anno la progettazione, entro 2020 i lavori. Quindi non posso che esprimere soddisfazione, anche perché ancora una volta si conferma questo rapporto forte anche con il governo e l'attenzione dei nostri rappresentanti per il nostro territorio. Le nostre richieste non sono cadute invano.